Benvenuti al secondo appuntamento con l'opera del regista Mitani Kōki. Questa è la rubrica Action, i registi di JFS. Si parte con la prima pellicola in ordine cronologico, Raijo no Jikan. Come è noto, Mitani è uno dei maggiori esponenti della commedia cinematografica giapponese e questo film del 1997 ci mostra già alcuni tratti salienti della sua opera. È evidente come il regista sia interessato al mondo dei mezzi di comunicazione, non solo al cinema, ma anche a quello che per i giapponesi è stato, e per certi versi continua a essere, un mezzo molto importante, la radio. Questa commedia ruota infatti attorno all'attività di uno studio radiofonico, in cui un nuovo radiogramma comincia la sua messa in onda. La sceneggiatura è stata scritta da Suzuki, una giovane casalinga che con il suo manoscritto ha vinto un concorso che porterà in radio la sua romantica storia. Tuttavia, i capricci degli attori impongono al produttore Ushijima di effettuare alcuni piccoli cambiamenti ai nomi degli attori. La costante insoddisfazione degli attori stessi per la loro parte condurrà poi allo stravolgimento di quella che era l'essenza dell'intero scritto ideato dalla signorina Suzuki. Il tutto nel momento stesso in cui il dramma va in onda. Il film si configura come un omaggio al mondo dei radiogrammi, un intrattenimento ormai sconosciuto e che ci dona un importante dietro le quinte che mostra il lavoro di attori, produttori, tecnici di ogni tipo, tra cui spicca la figura del rumorista. Si nota comunque, tra le righe, anche una sana critica e insofferenza, sia alle richieste esose di certi attori e interpreti, che ai produttori e alla loro spiccata attitudine alla censura. The Hucho Tenoteru è un film del 2006 in cui il regista porta in campo una serie di volti conosciuti nell'ambito cinematografico nipponico, a partire dal noto attore Yakusho Koji. Egli interpreta il ruolo dell'efficientissimo hotelier Shindo alle prese con l'organizzazione della festa di Capodanno dell'hotel, a cui partecipano volti noti delle alte sfere politiche ed economiche, così come altri invitati di riguardo. Nello sviluppo della trama, la matassa si forma e poi si dipana con un continuo incrocio delle storie dei protagonisti. Pietra angolare di questo intreccio è proprio il manager Shindo, il quale, nello svolgersi sempre più rocambolesco della serata, avrà una parte più o meno preponderante negli affari dei clienti e dei dipendenti dell'hotel. Il richiamo dell'ambientazione e di alcuni riferimenti, come i nomi delle suite d'albergo, è indirizzato al film del 1932 Grand Hotel di Edmund Golding, cui rende omaggio. Nonostante la durata del film di Mitani superi le 2 ore, esso procede a un ritmo molto elevato che raramente consente di distogliere l'attenzione dal continuo complicarsi degli eventi. È questo incalzare di scene una dietro l'altra che ci spinge a chiederci come i personaggi potranno cavarsela dagli impacci di una serata che sembrerebbe avviata verso un grande flop. Per concludere, vi parliamo di Zamagic Awa, opera di Mitani del 2008. In un'ambientazione che si rifà principalmente agli Stati Uniti delle grandi famiglie mafiose degli anni 20, la storia prende il via dallo scagnozzo Bingo, la cui relazione con la parte del proprio boss, la signorina Mari, lo porta a un passo dall'esecuzione. Bingo si salva momentaneamente, cercando di convincere il boss Teshio che lui stesso conosce il più famoso sicario del tempo, della Togashi, e viene mandato perciò alla sua ricerca. Per salvarsi da questo pasticcio, Bingo attira lo sfortunato attore Murata e lo convince a interpretare il ruolo del famigerato killer. Rispettando l'ordine cronologico degli eventi e con lunghi takes tipici della sua tecnica registica, Mitani ci mostra l'importanza del suo background teatrale, primo ambiente formativo che l'ha condotto poi al grande schermo. I suoi personaggi assumono un comportamento spesso istrionico, che contribuisce però a esaltarne la capacità attoriale e mette in buona luce la scelta di un cast che frequentemente è di alto livello. Grazie per averci guardato, speriamo vi sia piaciuto il nostro breve approfondimento su Mitani Kōki. Se volete potete seguirci sui canali social di Takamori. Ci rivediamo alla prossima puntata di Action, i registi di JFS. A presto!